A Mondolfo esce di strada con l'auto, urta lo spartitraffico che gli fa da trampolino e finisce nel fosso, ferito un fanese di 30 anni. A Cantiano scontro tra tre auto sulla strada provinciale 3, atterrata l'eliambulanza. Termi di Carignano, c'è attesa per la presentazione del progetto alla cittadinanza, l'appello di Beatrice Morbidoni al sindaco Seri affinché si attivi al più presto con la sovrintendenza. Mare, gite fuori porta e relax, ecco dove andranno fanesi e turisti nel lungo ponte di Ferragosto. Per Ferragosto non abbiamo organizzato niente perché noi viaggiamo alla giornata, la mattina decidiamo cosa fare durante la giornata. Noi non programmiamo mai nella nostra vita. Qualcosa succederà. Centro storico di Fano, gremito di gente per la passeggiata degustativa in Gir per Fan. Grande successo anche a Cartoceto per la notte con le stelle. Stasera prende il via la 12ª edizione di Birra d'Augusto. Domani sarà la volta del carnevale estivo. Cari telespettatori, bentornati sul canale 19 del Digitale Terrestre per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo con il progetto di riqualificazione delle terme di Carignano. Dopo la pubblicazione della foto dell'ingresso della nuova struttura, il comitato, guidato da Beatrice Morbidoni, attende con ansia la presentazione del progetto alla città. Intanto oggi lancia un appello al sindaco di Fano Massimo Seri. Un albergo a 5 stelle con 132 camere, un centro benessere e una clinica specialistica per le cure estetiche e la riabilitazione di tipo ortopedico. Si sogna e si progetta in grande per la riqualificazione delle terme di Carignano dopo l'acquisto del gruppo Romani che tramite l'avvocato Natali ha anticipato il rendering alla giunta comunale. Il rilancio di questo luogo, abbandonato da anni, potrebbe essere alle porte per la gioia di tutti i fanesi e in particolare di chi si è battuto in prima persona per la loro riapertura. Al momento sono molto soddisfatta perché chiaramente sono partita dal nulla creando il mio gruppo e adesso comincio a vedere qualcosa che si comincia a concretizzare, quindi è una grande soddisfazione. Lei è in contatto con l'avvocato Natali? Sì, io sono in contatto con l'avvocato Natali, anzi è sempre molto gentile, è molto premuroso e molto attento ai bisogni della popolazione. Quindi mi fa molto piacere questa cosa perché chiaramente non viene visto più come una persona, uno straniero tra virgolette, quindi è una persona che comunque tiene molto alla popolazione. Il rendering lo ha visto? Le è piaciuto? Allora, io il rendering a grandi linee l'ho visto, devo dire la verità, non ho visto ancora completamente tutto e anche perché mi vogliono fare una sorpresa. Come già annunciato, però, il progetto comprende anche la riqualificazione del parco e la ristrutturazione della palazzina. Si pensa poi ad un cantiere unico nel quale lavoreranno più imprese per velocizzare i tempi. La palazzina verrà molto molto valorizzata. Infatti si pensa appunto di creare un posto per degli eventi. E non saranno eventi da poco. Quindi mi fa molto piacere anche questo perché in realtà poi avremo modo di far soggiornare persone molto molto importanti, quindi sarà una palazzina veramente molto, molto utilizzata anche per presentazioni di libri, anche per concerti, poi vedremo insomma tanto altro. Stesso discorso per la valorizzazione dell'acqua? Stesso discorso per la valorizzazione dell'acqua. L'acqua, appunto, è, come ho sempre detto, insomma, è un'acqua portentosa, quindi proprio miracolosa a livello di salute e verrà utilizzata per diverse patologie e tra l'altro avremo una cosa in più che saranno queste piscine termali che sono, diciamo, molto comuni in altre regioni d'Italia, cosa che qui da noi invece non è mai avvenuta. E l'acqua nella risoluzione delle patologie, anche delle vasculopatie periferiche, è veramente molto efficace. Si spera anche in una convenzione da parte della Regione Marche, ma ora quali sono i prossimi passi? Prossimi passi, appunto, è un po' a livello di politica che bisogna che ci sono delle situazioni che un po' ingarbugliate che devono essere un attimo risolte. Però io personalmente ritengo che qui si deve aprire, ragazzi, si deve aprire, c'è poco da fare. Poi vedremo successivamente quello che sarà. Se la clinica viene convenzionata, ben venga. Se la clinica viene privata, ben venga.
E vedremo come andrà avanti. Qui noi dobbiamo riprendere il turismo, dobbiamo riprendere l'economia e quindi come andrà, andrà, penso che vada bene comunque. A questo punto vuole lanciare un appello agli amministratori locali? Assolutamente sì, lanciamo un appello innanzitutto al nostro sindaco, visto che si è preso l'impegno di contattare la sovrintendenza. E sappiamo tutti che nel momento in cui appunto lui farà questo passo e poi ci sarà la presentazione del progetto. E quindi noi ci aspettiamo ben presto data, ora e luogo dove avverrà il tutto. Incidente autonomo ieri notte a Mondolfo, dove un fanese di 30 anni è uscito di strada con la sua Fiat Punto. È successo poco prima dell'una in Viale Vittorio Veneto. L'uomo, per cause ancora in fase di accertamento, in una curva ha perso il controllo del mezzo, ha battuto un palo della segnaletica stradale ed è finito sullo spartitraffico all'altezza dell'incrocio con Viale dell'Artigianato, che gli ha fatto da trampolino. L'auto ha finito la sua corsa oltre il guardrail nel fosso al lato della carreggiata. Sul posto i militari della compagnia Carabinieri di Fano e i sanitari del 118. Il trentenne non è in gravi condizioni. Un altro sinistro è avvenuto oggi alle 13:30 lungo la strada provinciale 3 nel comune di Cantiano, in provincia di Pesaro e Urbino. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 3 vetture, 2 delle quali si sono scontrate frontalmente. I vigili del fuoco di Cagli, in collaborazione con i sanitari del 118, hanno estratto i feriti rimasti incastrati nelle lamiere. Il più grave è stato trasportato in eliambulanza al Torrette di Ancona, mentre l'altro ferito al pronto soccorso di Urbino. Sul posto anche la polizia stradale. Invece in via Ugo La Malfa, Bellocchi di Fano, ieri sera alle 21:15 si sono scontrate un'auto della Vigilar condotta da un fanese di 59 anni e una moto guidata da un 49enne di Mondolfo. Secondo i rilievi eseguiti dalla polizia locale, la vettura stava uscendo da un passo privato quando è entrata in collisione con il Centauro proveniente dalla sua sinistra. A causa dell'urto, la moto e il conducente sono rovinati a terra, terminando la corsa contro un'auto in sosta. Il 49enne è stato trasportato a Santa Croce in codice giallo. E adesso parliamo del lungo ponte di Ferragosto che è alle porte. Oggi Cristiana Guerra ha sentito un po' il parere di fanesi e turisti, chiedendo loro quali sono i programmi. Sentite. Ferragosto si avvicina, come passerete questa giornata? In autostrada, in macchina, ritorniamo a casa. Di dove siete? Dalla Germania, tra Monaco e Salisburgo, in Baviera. Quindi da quanti giorni siete qua? Solo una settimana, ma ho una casa qui in zona e ritorno spesso. Ferragosto passiamo qua a Fano. Quindi al mare sarete? Sì. Quando rientrerete? Noi siamo di Milano, rientriamo settimana prossima il 18. Avete già fatto dei programmi per Ferragosto? Sinceramente no, sicuramente in libertà. E è possibile che andremo al mare, che è sempre la nostra passione. Compagnia di amici, in famiglia? In famiglia, con il mio compagno, i figli. Mangerete in spiaggia oppure? No, non credo proprio. Mio marito non ama questo tipo di. Siamo con gli amici in giro per le campagne. Non andrà al mare. Non credo. Di solito sono innamoratissimo del mare, però almeno Ferragosto. Vuole cambiare? Sì, certo. Invece qualche vacanza, ha programmato qualcosa? Ho finito adesso una crociera, per cui adesso 2 mesi me li faccio qua a Fano. Lavoro. Ah, quindi una giornata di lavoro, invece allora le ferie quando le farà? Più avanti, a settembre. Dove andrà? Al mare, non so ancora dove. Cosa avete organizzato per Ferragosto? Per Ferragosto non abbiamo organizzato niente perché noi viaggiamo alla giornata, la mattina decidiamo cosa fare durante la giornata. Noi non programmiamo mai nella nostra vita. Qualcosa E succederà. troviamo sempre qualcosa di bello da Esatto, ci fare. porterà a fare qualcosa comunque di bello, quindi vedremo. Di dove siete? Milano. Quindi quanti giorni passate qua? Siamo qua da 2 giorni e passiamo circa 2 settimane qui a Fano. Abbiamo l'alternativa della gente in giro, quindi nel centro ci ritroviamo un po' a Milano, invece quando siamo al mare è Della molto spiaggia, rilassante. sì, dei ciringhiti, è molto bello. La temperatura è ottima, venendo dai 38 gradi a Milano, per cui siamo a posto. Adesso andiamo a Civitanova Marche, quindi siamo stati qualche giorno qua e poi siamo itineranti, giriamo un po' per le Marche. Andiamo a mangiare fuori in un ristorante, abbiamo già prenotato, a Civitanova. Compagnia di amici. No, siamo solo noi. Quanti
Qualche festa che c'è qua in giro? No. Diciamo che improvvisiamo un po', quindi vediamo. Improvvisiamo, è la prima volta, quindi non conosciamo ancora benissimo la zona. Quindi poi decidete all'ultimo. Esatto, sì, esatto. Bene, allora buona continuazione. Grazie, buona serata. Lunedì 15 agosto alle 18.30 nella Basilica Cattedrale di Pesaro si terrà la tradizionale messa del turista. Questo appuntamento si colloca nell'ambito del Festival Organistico Internazionale dei Vespri d'Organo a Cristo Re. La Santa Messa sarà celebrata per la prima volta dal nuovo Arcivescovo di Pesaro, Monsignor Sandro Salvucci. E ci spostiamo a Loreto, lungo la 14, dove i vigili del fuoco hanno spento un incendio divampato nel rimorchio di un camion che trasportava pomodori. L'autista è riuscito ad accostare in una piazzola di sosta e a sganciare in tempo il rimorchio, evitando il coinvolgimento della motrice. Durante le operazioni dei pompieri, sul posto con due autobotti, l'autostrada è rimasta transitabile su due corsie. Ed ora apriamo la pagina degli eventi e iniziamo dal grande successo riscosso ieri sera da In Gir per Fan, la passeggiata itinerante nel centro storico di Fano tra concerti, buon cibo e cultura. Quasi 200 volontari in campo e centinaia di fanesi turisti che hanno affollato il centro storico di Fano. Il nuovo appuntamento con la passeggiata culturale ed enogastronomica In Gir per Fan ha raccolto apprezzamenti in ogni angolo della città, dove sono stati proposti prodotti tipici di alta qualità e vini locali, insieme a buona musica e alla possibilità di visitare musei e monumenti. Grande soddisfazione anche per la Proloco Fanum Fortune, che ha organizzato l'evento con il supporto dell'amministrazione comunale, dell'Umpli e della Regione. Comunque c'è stata una bella risposta da parte della gente. Mi fa piacere che ci sono dei feedback positivi, perché vuol dire che loro abbiamo lavorato bene. Le esperienze passate sicuramente ci hanno aiutato, perché ci hanno permesso chiaramente di migliorare l'evento, e sono convinto che i prossimi anni sicuramente avremo la possibilità di migliorare ancora. Chiaramente tutto questo è riuscito perché noi abbiamo fortunatamente anche un'organizzazione fatta di associazioni, che è poi il nostro punto di forza, che hanno collaborato per questo evento, e oltretutto l'abbiamo unito con la collaborazione con alcune proloco della nostra provincia, di per sé dando dei prodotti eccellenze del nostro territorio, che sicuramente hanno fatto la differenza, e a quanto pare la gente è rimasta molto contenta. Che bello ritornare qua in piazza e ritornare a fare questo bel evento, ci voleva. Assolutamente sì, dopo due anni tra la pandemia e tutto il resto è veramente bellissimo. Poi Fano è una città meravigliosa, quindi tutti i percorsi per scoprire le meraviglie della città sono fantastici. Con chi In Gir per Fan? In Gir per Fan con tutta, insomma, la compagnia, non solo, marito, nipote, figli. Come sta andando questa edizione di In Gir per Fan? Benissimo, l'aspettavamo da tantissimi anni, finalmente è tornata. Tra l'altro noi siamo di San Costanzo, quindi siamo anche abituati alla polenta. Quindi proprio si può dire che giocate in casa? Non si smentisce mai. Veramente, veramente molto bene. Siamo qui con degli amici, ci stiamo divertendo un sacco. No, dai, è stata molto bella. Diciamo che abbiamo mangiato bene. Quasi al termine, no, del giro. Sì, abbiamo saltato un paio di tappe, ma sicuramente adesso le faremo, non ne saltiamo una, e per ultima lasciamo la frutta. Quindi un gruppo di amici, vedo, no? Con sì, la compagnia. Sì, siamo tutti un gruppo di amici, abbiamo deciso da due giorni di venire qua. È stata un po' una cosa improvvisata, ma ne valsa la pena. Direttamente da Fano, da dove? Sì, da Bellocchi e Torrette di Fano, Metauriglia. Perfetto. Bilancio del cibo? Ottimo, ottima qualità. Un plauso alle tagliatelle, un plauso alle pesche, che indubbiamente sono il top. Perfetto. Invece dal punto di vista dei vini, delle degustazioni, come sono? Assolutamente abbondanti e ottimi. Promossi a pieni voti. Ottima organizzazione, veramente. Le persone erano tantissime, quindi le file scorrevano. Una bella serata estiva di Ferragosto, come devono essere le serate estive. Una manifestazione che negli anni è cresciuta sempre di più. Nel post-Covid si conferma una grande manifestazione estiva che mostra quelle che sono le nostre peculiarità, la buona enogastronomia del territorio, le bellezze della città aperta, la buona musica e il voler passare una serata in allegria con gli amici, nel divertimento, facendo una bella passeggiata nella città di Fano. Quindi
tutte le caratteristiche per essere considerata una grande manifestazione dell'estate. Ecco, quindi voglio veramente ringraziare le tante persone, cominciando dalla Proloco di Fano che è titolare di questa manifestazione, ma i 250 volontari tra le Proloco dell'Entroterra, le associazioni locali, i ragazzi delle scuole che hanno fatto da ciceroni, tutti coloro che hanno cantato, perché ecco, come in tutti i progetti, è il coronamento del lavoro di ogni singola persona che si mette insieme e che fa vivere momenti piacevoli agli altri. Ecco, continuo a dirlo ogni volta, quando facciamo comunità in questo modo, portiamo sempre la nostra città ad un buon livello e questa è un po' la Fano che ci piace. Invece a Cartoceto si è svolto Stelle d'Argento, l'appuntamento dedicato agli astri, alle auto d'epoca, al buon cibo e alla musica nei locali del centro storico del paese. Ospite il colonnello Morico. C'era per noi Filippo Pucci. Non poteva esserci serata migliore per la terza edizione di Stelle d'Argento che si è svolta ieri sera nella bellissima cartolina del paese di Cartoceto. Sotto un limpido cielo stellato, le attività ristorative locali hanno servito cene all'insegna della buona tavola e della territorialità, accompagnati da tanti concerti ed intrattenimenti musicali. L'evento, promosso dal comune in collaborazione con la Proloco, quest'anno ha visto la partecipazione del Motor Club Ricci e di Alberghi Consorziati di Fano. La serata è iniziata con l'arrivo di oltre 50 macchine d'epoca che hanno invaso Piazza Garibaldi in occasione dell'appuntamento Auto sotto le stelle secondo Memorial a Paolo Vicini. Gli amanti delle quattro ruote poi sono stati accolti in Piazza Marconi davanti al Teatro del Trionfo per una cena in compagnia insieme alla partecipazione del tenente colonnello Massimo Morico dell'Aeronautica Militare che ha raccontato tra stelle e meteorologia i cambiamenti climatici che caratterizzano i nostri giorni. Siamo a Cartoceto, sono insieme al sindaco, felice di stare in questo luogo, sulle colline di Fano. Sono 20 anni che vengo a Fano, ma a Cartoceto ancora non lo conoscevo, quindi mi fa veramente piacere stare qui. La serata è ottima, il cielo è sereno, temperatura un po' fresca, però tutto sommato col maglioncino va bene. Beh, magari più tardi poi parleremo di qualche nube, perché delle stelle forse non sono il più adatto, però delle nubi, qualsiasi cosa volete sapere, sono a disposizione. Non sono mancati gli appassionati e i più attrezzati che con un telescopio professionale hanno scoperto e visto più da vicino i pianeti, le stelle e l'affascinante luna. Dunque tutti e gli 8 locali di Cartoceto hanno ospitato i tanti intervenuti tra buon cibo e tanta musica dal vivo. Stelle d'Argento nasce da diversi obiettivi, primo fra tutti quello della valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, un sostegno alle tante attività economiche che fortunatamente insistono ancora sul nostro e nel nostro centro storico, un percorso di conoscenza e di immersione tra la buona tavola, tra la musica proposta dai locali aderenti, ovviamente partendo dal motivo che caratterizzano queste serate estive, ovvero il cielo stellato. Per cui questa sera sicuramente i partecipanti avranno rivolto anche il loro sguardo all'insù verso le stelle. Anche quest'anno si conferma la collaborazione con il Museo del Balì perché tutti i partecipanti a Stelle d'Argento avranno poi anche attraverso un biglietto ridotto la possibilità di entrare al Museo del Balì e di godere di tutte quelle che sono le attività tra cui appunto planetario e osservatorio. Ha preso il via questa sera la 12ª edizione di Birra d'Augusto, l'appuntamento estivo dedicato agli stand alogastronomici, alla musica e a tante iniziative culturali, come i cooking show dello chef Antonio Bedini e i momenti di approfondimento a cura dell'Associazione Le Donne della Birra. L'evento, che quest'anno si è spostato nelle zone antistanti alla Rocca Malatestiana di Fano, proseguirà fino a martedì 16 agosto. Invece sul lungomare di Sassonia da domani a Ferragosto si svolgerà il carnevale estivo con i giganti di cartapesta, concerti e la novità del getto di caramelle grazie ad un carro dedicato.
Mancano poche ore alla grande uscita degli 11 carri allegorici dai capannoni di Viale Piceno a Fano. I carristi, impegnati negli ultimi ritocchi, sono pronti nuovamente a far stupire turisti e fanesi con le loro nuove opere allegoriche di seconda categoria, che ricordiamo per questa edizione essere 4 insieme all'atteso ritorno del pupo, ovvero il personaggio più appariscente dell'anno. L'evento, in programma dal 13 al 15 agosto, vedrà coinvolto tutto il lungomare di Sassonia a partire dalle ore 19, con laboratori per bambini, spettacoli e tanta musica. Grande attesa invece il 13 e 14 agosto dalle ore 21:30 con la sfilata dei carri allegorici e il getto di caramelle dalle maestranze. Qui agli hangar rombano i motori dei trattori, ovviamente, che sono pronti a portare tutti i carri in Sassonia per questa 3 giorni di festa super scoppiettante di carnevale. Domenica avremo anche la band di Dino Gnassi, che farà un tributo a Raffaella Carrà, e tanti DJ set in vari punti della Sassonia sui grandi carri di carnevale. E il 15 chiudiamo con i Carta Carbone Live, e poi nei pressi del mercato ittico dei grandi DJ set, tra cui un live set del famosissimo Dario Rossi. Quindi vi aspettiamo, torna al carnevale estivo la sfilata anche e il getto. Ci vediamo il weekend di Ferragosto. I dettagli e il programma completo dell'evento li troverete sul nostro sito occhioallanotizia.it e noi chiudiamo qua il nostro telegiornale TG, che torna martedì 16 di agosto. Buon fine settimana a tutti!